Molti aspettavano il decreto del governo per la fase 2, per la riapertura delle attività e per la ripartenza del lavoro. Confcommercio si è dimostrata invece molto critica su questo decreto. Sentiamo che cosa ne pensa il direttore. La Confcommercio di Pistoia e Prato già dallo scorso 2 aprile ha chiesto a gran voce la riapertura delle attività commerciali di ristorazione del terziario. Lo chiedevamo in un'epoca in cui eravamo soli a sostenere la necessità di aiutare il mondo delle imprese perché eravamo in presenza, oltre che di una crisi sanitaria, in una crisi economica senza precedenti. Le parole del capo del governo Conte hanno dato uno schiaffo agli imprenditori che da 40-50 giorni se ne stanno chiusi in casa, non gli è stata data nessuna oggettiva notizia su quelle che sono le risorse a fondo perduto di cui hanno necessità. Mentre è stato rimandato l'apertura delle attività al 18 di maggio per quanto riguarda le attività commerciali, al 1 giugno per i ristoranti. Noi non ci stiamo, assolutamente. Il presidente Sangalli ha già chiesto lunedì mattina un incontro urgente con il presidente Conte. La giunta di Confcommercio Pistoia e Prato è convocata per stasera alle 19 per prendere in considerazione iniziative. Noi vogliamo fare due cose. Uno, e la prima, con il ruolo che l'associazione ha, manifestare chiaramente il disagio che provano le aziende e le risposte di cui hanno necessità. Contemporaneamente dobbiamo proteggere i nostri associati, cautelarli, evitare che partano iniziative dal basso che li farebbero soltanto rischiare. Quindi questo è un momento nel quale bisogna usare la testa e il cuore ed avere gli atteggiamenti corretti.